Siamo nel mondo di Super Mario. Il regno dei funghi sta per festeggiare il suo 100° anniversario. Per l'occasione vengono invitate le personalità più importanti di tutti i regni. Ma vi è una minaccia all'orizzonte. Una minaccia oscura, malvagia, terribile. Smettila, abbiamo capito tutti che si tratta di Bowser. Guasta feste. Esercito! Koopa! Gomba! Comestrice, tartosse, magicopa, timidi, nella, comanda, go, la pallotta ribelli, ogni forma e tipo! Grazie, Kamek, per averli scritti tutti nel mio discorso. Cosa? Sono le 10 del mattino, giurli! L'ora sagnata dal destino portare i cieli del nostro regno! L'ora delle decisioni irrevocabili! Mi ignori pure, Scendiamo in guerra contro l'oppressiva anarchia che per anni ha tentato la sicurezza e l'esistenza del popolo dei Koopa e dei suoi fedeli servitori! Che vuol fare? I precedenti anni si possono riassumere con queste parole: ignominia, crudeltà nelle punizioni e, alla fine, quale coronamento dall'edificio ha tentato la mia stessa vita! La nostra coscienza è pulita! Con voi il mondo intero è testimone che avevamo fatto di tutto per evitare questa situazione! Bastava accettare i compromessi! Bastava cedere alle giuste richieste delle mosse! Ma tutto fu vano! Ormai appartiene al passato! Ma sì, sì, capito, signore! Se oggi siamo pronti a sferrare l'attacco finale al regno dei funghi e per dimostrare che noi non ci abbassiamo alla loro meschina e alla loro finta buonismo! Copioni! Sul letto di morte mio padre mi fece promettere che mi avrei portato al giorno in cui avremmo avuto la nostra vendetta! Ebbene, quel giorno è finalmente giunto e noi ci apprestiamo a impugnare le armi e a combattere! Dio! La parola d'ordine è una sola, categorica e imperante per tutti! Vincere! Questa sottospecie di festeggiamento! Popolo Koopa, corri alle armi! E dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore! Mi chiedo cosa sia tutto questo scalpore. Vabbè, poco importa, non vedo l'ora di riconciliarmi con la principessa Peach e gli altri. Vi ho detto di farmi passare, per favore, siete migliaia tutti qui riuniti, smettetelo di saltarmi addosso e spingermi continuamente. Sono finalmente fuori da quell'ingorgo. Oh, qui c'è un cartello che indica una scorciatoia, penso che mi imboccherò per questa via. Yuppie, viva Daisy! Ho trovato una scorciatoia, non dovrò più ritrovarmi a essere spinta di qua e di là. È davvero divertente questa festa. Ma perché avete preso le patatine che croccherò di San Carlo? È il signor Mario che ha fatto la spesa. Ma poi, perché ti interessa, fratellone? La cacca rosa! Avrei dovuto prendere la Pringles, in effetti, e personalmente a me non cambia nulla. Nutella! Comunque, signor Luigi, come sta? Bene, tra non molto arriverà un ospite molto speciale. Sarebbe? Lo scoprirai. Evviva! Non vedo l'ora che arrivi. Oh, che bello! Finalmente fuori da quella foresta incantata! Che gioia! Non vedo l'ora di rivedere tutti! Specialmente il mio Luigi! Mi chiedo come sia stato di recente e spero che non si sia nuovamente cacciato in qualche guaio o pasticcio come suo solito, specialmente considerando la sua fortuna con i fantasmi. Poveretto! Vabbè, poco importa, adesso sono sicuro che appena mi vedrà ne sarà entusiasta! Sarà una giornata fantastica! Chi è? Vado io! Ragazzi, ci penso io! Tu sta fermo, Buster! Ok! Chi è? Sono Daisy, giunto nel regno di Sarasaland! Daisy! Oh, ciao Daisy, sei proprio bella oggi!
Luigi! Ciao, sono strafelice di vederti. E anche tutti gli altri. Grazie! Grazie, Todd. Anche tu sei in forma. Benvenuta, Daisy. Oh, tu hai detto che bello, ci sei pure tu. Che bello rivederti. Mi sei mancata molto, sai? Immagino, Luigi, da diverso tempo che non ci vediamo. È davvero bello rivederti. Comunque, come vanno le cose per te e tuo fratello di recente? Bene. Non mi sembri molto convinto. Sei solo timido. So che sta per arrivare anche Rosalinda. Wow! Fratello, comunque, sta venendo anche altra gente. Ho invitato il mastro! Ma non si fa sentire. Spero che venga. Mario! Sono veramente felice di vedermi. Daisy, devo dirle che lei è rigorosamente bella. Grazie mille, maestro Todd. Anche lei è in splendida forma. I suoi baffoni sono sempre spettacolari. Ah, finalmente uno non mette. Tengo di più ai miei baffi che a Peach. Oh, scusate, stamattina ho fumato troppo poco, forse. Secondo me è il contrario. Ma su, via, ragazzo. Mi sono persa qualcosa. Rosy! E ciao, Rosalinda! Ciao. Quanto tempo è passato dall'ultima volta? Non so esattamente. Comunque, benvenuta, Rosalinda. E come stai? Sto bene, grazie, Mario. Esce in fretta la tua sorellina, ragazzo. Le regole vietano il fumo. Ok. Dov'è Peach? Bella domanda. Non si è ancora fatta viva. Scusatemi, mi hanno trattenuta. Maestro, mi dispiace se te lo dico, ma secondo me i baffi del mio migliore amico Mario sono più belli dei tuoi. Davvero, i miei baffi sono perfetti, grandi al punto giusto, color bianco come il marmo o il diamante. Ecco, ci risiamo. Ma principessa, lo sai quanto ci tengo? E te lo sai quanto me ne puoi importare? Sento una musica familiare! Già, non mi è nuovo, ditemi che... deve essere lui. Prima io volevo la tarantina napoletana. No, Napoli com'era? Junior, quanta volta te lo devo dire che non so cos'è un napoletano? Io so cos'è un napoletano. Vabbè, continuiamo con il piano. Va bene, ora basta litigare. Concentrazione. Comic, spara il pallottolo. Mi scaccio. Giuro, non ti inserisco solo per caso il mio maggiordomo. Tortosa, ma cosa? Si direbbe che sono davvero un boner. Ti vinciamo noi! Torta cannata, Quackers! Ricevuto! Possiamo aiutare? Cosa vuoi aiutare? No, non abbiamo chiesto. Sei un boner, sei un boner! E adesso cosa vuoi? Vuoi vedere la mia penna quanto è figa? Ho comprato un fumetto in time per lei, Bowser! Te potevi, ti stiamo sferrando l'attacco fino al regno dei funghi e tu puoi essere una stupida penna di porre del cazzo! Certo! Perché ti voglio bene, Bowser! Cos'è il cazzo? Ti insegno un'ora! I tuoi sono sexy e la penna può scrivere cose e poi far finta che sia una spada! Non ti incenerisco solo perché mi servono tutti i miei soldati! Sembrerebbe che si stia svolgendo una festa sopra il castello. C'è un balcone incredibile. Dovremmo dare un'occhiata. Sarà meglio. Bowser, a quanto pare la deficienza di tipo timido è stata utile. Per puro caso! Oh no! Bowser con una sua armata! Dovevo immaginarlo! Bowser! Oh no, che paura, Bowser! Non sei stancato di sentire la frase "so lunghi, Bowser"? Sembrerebbe di no. Che carini, stanno festeggiando! Sarebbe un vero peccato se qualcuno venisse a rovinare la festa, non è vero, Kamek? Non è vero! Kamek! Kamek! Sbrigati! Kamek! Credo che non ce la faremo. Facciamo finta di niente. Oh, guarda! Siamo qui proprio per questo! All'attacco, soldati! Tortosso, sei un pezzo di sterco, bastardo schifoso! Dove sta il mio pelletto? Bombe! The One Piece is real!
beh, non sembrano poi così minacciosi. Stanno lottando tra di loro. Nel frattempo mi bevo un tè. Io gioco al GBA. Mi dispiace ragazzi, ma ho paura. Scatenatevi come pochi. Distruggete tutto ciò che vedete. Non voglio prigionieri. Mi basta solo un ostaggio. Aiuto. Bowser, hai paura dei miei baffi, eh? Stai sì. No! Che tosta! Mi dispiace, ma non puoi sconfiggermi! Chi ha osato fronteggiare il grande Bowser? Tu, brutta sgualdrina gialla! E quella sgualdrina gialla, come chiama lei, è sexy? Oh, mi sa che si è infuriata. Tranquilla, signor Bowser, me lo occupo io. Ora tu hai detto, andrà tutto bene! Grazie, tipo timido, non sei poi così riservato. Mua! Yes! Daisy! Soldate, catturatela! Ma mi dispiace correggerti che Daisy è arancione, non gialla, signor Bowser, però, Ma cosa ce ne facciamo di Daisy? Chissà se non otterremo qualcosa dal regno di Sasapa, che indo come si chiama. Dobbiamo fermarlo! Me la caverò, Rosie! E anche Peach, voi riferite tutto a Mario e trovate un nuovo piano d'azione! D'accordo! Riportatela qua! Oh, guarda, il baffetto verde vuole fare l'eroe! E Luigi mi dice cosa faria con l'Allegro? Todd, dobbiamo aiutarli, no? Senza cognomi di sfidarmi! Molto bene, Junior! Sì? Io occupate di Peach mentre penso a Luigi. Ok! Molto bene, baffetto verde! Sono pronto alla sfida! Ecco il posto per tenere chiusa Daisy per ora. Anche se non ho capito cosa ci sia. Non è sexy come Peach. Ehi, guarda che ti ho sentito! Ma il nostro Bowser è il nostro Bowser. Ragazzi, scusate, ma mi piacciono solo le ragazze 2D. Ai, ai, il piano, porca tutto qui, quello che sai fare! È Luigi! Io ti libererò di qui e ti riporterò da loro, però mi devi una ricompensa dopo. Solo una decina di bacetti, non chiedo troppo perché vorrei riportare rispetto a un comitato. Oh certo, grazie mille, tipo timido. E slegami pure. Avevo ragione a pensare che senza Mario non sai niente. Era tutto programmato. Mario! Come che viene ad aiutarmi, presto! Se tu lo vuoi, tu lo sarai. Una di noi. Come brutta idiota del cazzo! Aia! Vabbè, io vado ad aiutarli. Aspetta, ma perché ho tua detto? Non così in fretta. Così potrò aiutare gli altri a salvare Peach. Tanto devo solo baciare la maschera, no? Aspetta adesso un brutto momento, Daisy. Magari tra un po' di ore ti libererò. Va benissimo, ti aspetto qui. A più tardi e buon viaggio. No! Dacca Perry! Va bene. Vorrà dire che dovrò andarci pesante! Oh no, il castello! Il castello sarà l'ultimo dei tuoi problemi! Mario, patatona! Forse ci sta attaccando e hanno preso Daisy! Mario! Addio, Mario Gay! Quanto lo volevo dire! Tipo timido. Oh, non devo fare la spia! Va bene. Lo devo fare. Prendilo, Mario! Tipo timido? Cos'è sta forza? Una superstella? Brutto traditore! E Daisy è la cosa più bella che esista al mondo! Prendilo, Mario! Bowser! Sei stazzato! E cosa credi di fare adesso? Aio! Dei miei cristalli! Dai, Mario! Questo deve far male! Così non male, però! Voglio far meglio! D'accordo! Grazie dell'aiuto! Mi raccomando! Mario! Oh! Farò bene male! Devi, timide, presto! Dobbiamo fare l'attacco con la corda! Mario! Insieme possiamo farcela! Dove sono i tuoi compagni? Mi dispiace, Bowser, ma ora sono dalla parte di Mario! No! Aspetta, che volevo fare Daisy!
se lo meritavo. Va bene, tanto non mi servono i tipi tinghi. Farò come quel riccio blu. Aia! Ah, patetico. Ehi, brutto lucertolone. Vai, brutta figlia di tua madre. Che significa? Non mi vedere, sono cose orribili. Quanto Wendy? Ok. Cosa? Perderai Mario! Lavati dai piedi, mozzosa! Aia! Luigi! Remu, non ti avevo rinchiuso nel quadro! No, e tuo padre, ora perderete perdenti! Ringrazia Bowser che mi ha liberato! Noi vinceremo come sempre! Questo è da vedere! Ecco perché ho detto a papà di liberarlo! T'ho detto! Mario! Chiudere questo pagliaccio nei quadri è diventato un passatempo. Di Luigi, tu hai detto che ne facciamo? Non riesco ad alzarmi. Lascialo stare, Rebu, non serve a nulla. Intanto mi occuperò del fratello. Ma guarda te, un bel gruppetto di Toad più un bel pagliaccio rosso. Questo quadro lo venderei per 72.636 euro. Luigi, no! I fratelli rompicoglioni sono sconfitti e le principesse sono nostre! Bene, ragazzi, ho preso pure Peach! Principesse! La vittoria è mia! Junior, i complimenti per l'idea di liberare Rebu. Soldati, torniamo al castello. Aspetta, tu hai detto che ne facciamo? Lasciala qui, tanto che può fare. Mi salverò. Kamek, vieni qui. Va bene, che c'è? Per punizione per come ti sei comportato durante la battaglia dovrai pulire il cesso di Wendy per un mese senza bacchetta magica. Almeno non dovrò pulire quello di Bowser Jr. Bambino caro, le spose sia Peach che Daisy. Wendy, ma come osi? Cosa? Lo sai che Peach è il mio unico vero amore? Dai, lo so che ami anche Daisy. Daisy ci servirà soltanto per riscattare il regno di Cacatalend, o come si chiama. Sarà esatto. I quadri non parlano. Non so nemmeno io come faccio a parlare dentro un quadro, in effetti. Che ne dici di far sposare vostro figlio con Daisy? Junior! Ti ho di sposare Daisy Pears. Junior, lo sai che non conosco queste vostre mode da giovani. Va bene, non voglio. Ok, Wendy, no. Oh, capisco, ma allora in futuro ti piacerebbe sposartela una? Solo per sapere domandare. Troppe domande. Ok, ok.